Un congedo con il sorriso per l'Avezzano, ma un sorriso riservato ancora una volta a pochi intimi, quelli che non hanno mai abbandonato la squadra, neanche nei momenti più difficili. Dispiace fare queste considerazioni, ma vedere lo stadio dei Marsi quasi vuoto non è sicuramente una bella sensazione. La spaccatura tra una parte della tifoseria e la dirigenza Paris appare ormai insanabile e non osiamo immaginare quello che sarà per il prossimo futuro, perché l'attuale presidente ha confermato di voler continuare nel proprio cammino anche la prossima stagione, allestendo una squadra della quale dovrebbero far parte i migliori marsicani in giro per l'Italia con altre maglie. Staremo a vedere come evolverà la situazione. Per ora limitiamoci a parlare di quest'ultima partita interna che i biancoverdi hanno interpretato nel modo giusto, ottenendo un 3-0 che non ammette repliche. Troppo netta la differenza rispetto agli umbri che al primo serio tentativo dei marsicani si ritrovano già a dover inseguire. È l'ottavo minuto quando Sassarini lancia in verticale Marolda che supera Boninsegni in velocità e batte Massetti con un preciso pallonetto sotto la traversa. Gara che si incanala subito nel verso voluto dai padroni di casa, che però corrono un pericolo alla ripresa del gioco, quando Macagno crossa verso il secondo palo per la testa di Boninsegni, che spedisce alto. Al 29esimo si registra un contropiede dell'Avezzano con Serrago, che avanza con al fianco due compagni, ma l'argentino preferisce fare tutto da solo, fino a perdere la palla al limite dell'area tra il disappunto dei suoi. Poi è Besana a sbagliare un disimpegno, permettendo ad Asante di andare sul fondo e crossare all'indietro per la corrente Pier Gentili, che va al tiro, ma il contrasto di un avversario si rivela efficace. E per chiudere la prima frazione vi mostriamo un colpo di testa di De Toma in occasione del quarto angolo a favore degli Umbri, ma anche stavolta la palla finisce a lato. E passiamo alla ripresa. Il primo tentativo è di Idromele, che al settimo approfitta di un varco centrale e prova il sinistro dal limite, ma la mira risulta imprecisa. Rovesciamento di fronte. Di Paolo lancia per Marolda, che spara al sinistro da posizione molto defilata, mancando ovviamente la porta. Passa un altro minuto e l'Avezzano raddoppia. Leto riceve da Di Genova, alza lo sguardo e fulmina Massetti con una parabola che si spegne sotto l'incrocio più lontano. Partita che a questo punto non ha molto altro da offrire, perché la differenza in campo è abbastanza netta e il Città di Castello in campo c'è solo per onore di firma. E così al 18esimo arriva anche il terzo gol. Di Genova subisce fallo al limite dell'area. Sul pallone c'è Leto che indirizza proprio dove è piazzato il portiere, ma Massetti si rende protagonista di una papera da mai dire gol e la sfera gli passa beffardamente tra le mani e finisce in fondo alla rete. Poi si gioca solo per far passare i restanti minuti, nel corso dei quali si vede Macagno che riceve da Iuculano e tira forte in diagonale, ma Lewandowski copre bene il suo palo e si rifugia in angolo. E per concludere vi mostriamo il lancio di Deramo per Marolda che di testa allunga per Bittaie. Tutto sembra indirizzare verso il poker, ma stavolta Massetti ci mette una pezza e sventa il tiro del numero 18. Le fatiche casalinghe dell'Avezzano finiscono qui. Tra una settimana Paris ha assicurato che incomincerà a lavorare per la nuova stagione e noi aspettiamo innanzitutto di conoscere il nome del nuovo tecnico e di chi andrà a lavorare insieme a lui.